Corneto, nome medioevale dell'Etrusca Tarquinia. Sulla strada che da fuori Porta Castello conduce al mattatoio, troviamo Fontana Antica. Venuta alla luce a seguito di una ricerca dei gruppi archeologici d'Italia, è senza dubbio la versione più antica della vicina Fontana Nova, databile intorno alla fine del 1300. La struttura di Fontana Antica può essere considerata unica nella Tuscia. Un ampio vascone è coperto da una volta a botte, poggiato alla roccia e sorretta sulla facciata da cinque rocchi di colonna sormontati da capitelli romanici che sostengono sei archi di blocchetti di macco. L'acqua proviene da un cunicolo scavato nella roccia che si snoda sotto la città ad una profondità di oltre 50 metri, correndo per chilometri verso la sorgente la cui ubicazione è ancora oggi un mistero insoluto. Era forse un mercante di ritorno dai propri affari, il possessore del tesoretto di 396 monete ritrovate durante lo scavo di Fontana Antica. In quei tempi, verso la fine del 1200, viaggiare anche da un paese all'altro comportava pericoli mortali. Tuttavia, chi nascose frettolosamente le monete lo fece così bene che solo il tempo ed il caso ha restituito intatta la testimonianza di una tragedia di quei tempi. Ecco come Corneto appariva verso il 1300. Da una stampa del 1705, non molto è rimasto delle 27 torri e 53 chiese, in gran parte abbattute o scomunicate, per ordine del vescovo Gaspare Cecchinelli nel 1600. Tra queste, Santa Maria in Castello. In nome di Cristo, così sia. Da questa memoria scritta, sia manifesto ai presenti e ai futuri che questo capitolo fu emanato dai rettori nel tempo del signore Bonifacio, podestà di Corneto, affinché l'anno del Signore non si scriva negli strumenti secondo il tempo della incarnazione di Gesù Cristo, ma si tenga il costume della Chiesa romana secondo la natività di Cristo, figlio di Dio. Gli strumenti fatti prima siano sempre validi.
A conservazione di tale memoria, questa lapide marmorea fu scritta, eretta e posta in evidenza l'anno del Signore 1234. Questa lapide fu scolpita nel tempo dei consoli Tommaso de Rogerio e Bonifacio Boccavitelli. Essendo imperatore Enrico e papa Callisto, si principiò questa chiesa nel 1121. Il priore Guido, degno, pio e probo, fece scolpire questa lapide nel primo anniversario. In nome di Cristo, così sia. Nell'anno del Signore 1207, indizione decima. Ai tempi di Innocenzo III Papa, il 20 di maggio, questo tempio venne dedicato alla Beata Maria. Sulla navata di destra, il fonte battesimale a pianta ottagonale, decorato con formelle di marmo pregiato policromo. L'interno ricavato a pozzo permetteva l'immersione totale in ricordo dei tempi in cui il rito si svolgeva all'aperto lungo i fiumi e presso le sorgenti. Il pergamo, sebbene quasi totalmente mutilato delle decorazioni, conserva intatta l'imponenza e la meravigliosa fattura delle sue forme. Fiere, animali da preda, creature mostruose, costituiscono le decorazioni, peraltro fortemente espressive dei capitelli, del resto comuni a tutti i templi della cristianità, rispecchiando appieno le credenze e i costumi del tempo, riproponendo moduli simili, come questo groviglio di serpenti, uguali a quelli di Sovana e Civita Castellana. Il pavimento, mosaicato in tutta la sua estensione, presenta chiaramente l'inserimento di lastre tombali e dedicatorie romane ed etrusche strappate ai monumenti funebri numerosi nei dintorni. Qui la firma dei mastri marmorari, che utilizzarono come cava i resti delle ville romane e soprattutto di quello che rimaneva della Civita, sita su di una collina di fianco a Corneto. Thank you.
La cupola, costruita intorno al 1200, è già compiuta quando nel 1207 Innocenzo III consacra il Tempio. Il 26 maggio 1819 la cupola crolla in seguito al terremoto che compromise le già precarie strutture della basilica e del pavimento. Anche delle decorazioni della facciata, ricca di mosaici, poco rimane per l'azione inclemente del tempo e soprattutto per il vandalismo dell'uomo. Porto Clementino, ricostruito più volte su strutture etrusco-romane, dopo aver subito numerose e deleterie invasioni saracene, accolse il pontefice Urbano V, che riportò la sede apostolica da Avignone a Roma, aprendo per Corneto una nuova era di pace e di ricchezza. Era il 2 giugno 1367.